buio. Lo so, è fatto apposta per risparmiare la batteria. Così siamo liberi. Magari le dita davanti alla telecamera, no? Sì, sì. Ecco. Comunque si vede un po'. Niente, perché il. No, ho abbassato la luminosità in modo tale che la batteria. Davide, facciamo un po' tu e un po' io, tranquillo. Davide, la devi tenere con tutto la sera. Scappa, no? Chiaro. Non ascoltare le donne. Come state? Bello. Saluto, grazie. E allora? Quando c'è, hanno iniziato la diretta tutto in silenzio, ma perché? Prima chi parlava Gesù sul tavolo, chi scappava lo spumare. Saluto, grazie, prego. Hai bisogno? Ah? No, non sono a secco io, vado. I miei statuti sono a secco. E allora? Allora, avevamo detto che stasera ci aspettava una tempesta, perché so che c'era un'allerta pioggia temporale. Sì, infatti siamo arrivati a Palermo e praticamente era da fare il bagno, ma non c'era un caos. Ieri sono andato mezza giornata al mare, non ti dico io purtroppo non posso fare molto tardi stasera perché poi devo accompagnare mia figlia e vorrei leggere qualche cosa di meraviglioso con voi. Quindi per me è stato. Avete la Bibbia? Nel Salmo 84. Salmo 84 è bellissimo, grazie a Ciro e a sua moglie, Ciro e Daniela, grazie per l'ospitalità stasera. Sei parente di Giovanni, eh? Sì, ma lui è un po', io non lo riconosce dalla rete. Sì, no, dice che quelle senza capelli sono piuttosto. A proposito, saluti Giovanni e Patrizia, saluti da Novara, dai fratelli di Novara. E l'altro giorno che ero a Novara c'era pure Costanza, Biagio. Ce l'abbiamo tutte. Diversi scenderanno per loro a novembre per fuoco di Cardino. A proposito, io volevo inoltrarvi questo invito per quanto riguarda l'1 novembre. Ma che bisogno? È una festa nazionale, la prima il nostro raduno, quello che facciamo ogni anno. Quest'anno lo faremo al Palasport, lo abbiamo fatto il 30 aprile, al Palasport di Palaspedini. E quindi sarebbe bello se è tutta una giornata, partiamo dalle 10 del mattino fino alle 9 di sera, lode, adorazione, preghiera, predicazione, preghiera, danza, bandiere. Elena insegue, no, quella che scappa. Fuochi d'artificio. Avremo tutto, sarebbe bello. Bellissimo quel video. Si vede tu che scorri per dalla camera. Sarebbe bello che cadi a venisse. Dai. No. A voi è inutile dirvi se volete venire, se non venite non vi presentate più alla riunione di Palermo. Ma domani partiamo. Eh? Domani partite. Vi preparate! E vi farete praticamente 30 giorni all'IKEA. E dove le mogli spenderanno tutto il vostro stipendio e tutta la carta di credito. E con l'altro. Gloria a Dio, dai, il Salmo 84. Forse sono la. Già conosco un pagatano. Tutti i mercatini.
che è Etna, Tetrapolis, Centro Sicilia, no, Porta di Catania. Non lo conoscevo prima, non lo conoscevo. Non lo è troppo puntato, lo possiamo passare per stare con il climatizzatore, ma come mai? Noi siamo c'è un fratello che non sa dove è la casa. Ciro. C'è il Piero Cantullo che non sa dove è la casa. La via è via? E via Vincenzo Sopperti, però alla traversa, la traversa più sopra, come abbiamo fatto. La traversa è l'originale, dove sei arrivato? Via Elio. Aspetta, Piero, Piero, ti passo. Sì, sì, passa via a lui. Allora, pronto? E allora, la via Vincenzo Sopperti salendo, alla, si vede all'angolo la scritta della via, la traversa più sopra, che è la via Elio, scusa. Quindi, quella più... Cioè, ma la, il telefono... Sì, 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 sta salendo da me. Ci siamo trovando male. C'è la luna? Sì, salendo già quasi in salita, quasi alla fine della salita, c'è la via Vincenzo Giambetti. Quella più avanti è la via Eder. Quindi, a destra, vai in fondo, la prima testa e scendi di nuovo. E io ti aspetto giù. No, no, forse. Vabbè, vuoi che ti seguo, non lo so. Sì, sì, con me. Dove sei arrivato? Ok, allora puoi salire qua a destra, in salita. Se pensa, ti devo puntare. No, perché non sto facendo la zona ancora. Portati il telefono, poi forse sento. Aspetta, prima lo faccio salire sulla via là sopra. Tutto in diretta. Cosa? No. Ok, no, l'altra è quella più sopra, devi prendere, sempre a testa. C'è una E c'è un quartiere, poi tutta quanta, parliamo in fondo, e sulla destra c'è una traversa di discesa. C'è una discesa, in fondo la io sto facendo, vabbè. Allora, intanto qua ce n'è una e qua ce n'è altre due dietro. Salvo 84! Scusate la presenza. Un'altra sono due persone. No, credo una. Ormai sono qua perché... E tu, questo che ho pensato 15 volte, ci sono occhiali, telefonini? No. Ma io lo dico per te. No. Io ho fatto, diciamo, il mostro. Lui si sente male. C'è il telefonino. C'era. C'è il tablet. C'era. Ah, uno. Ma dove è? Ti sei quello sopra con il piede. Però, tu controllo normalmente perché non so la cosa. Aprilo tu, aprilo tu, prendilo tu. Salmo 84, l'ho detto? No. Però se lo vuoi mantenere sempre. Sì, no, dice così, oh quanto amabili sono le tue dimore, o eterno degli eserciti. L'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia all'Iddio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari, o Eterno degli eserciti, mio re e mio Dio. Attenzione al verso 4 un po'. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in un luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni. Essi vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion. O Eterno, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera e tendi l'orecchio, o Dio di Giacobbe. Vedi, o Dio, nostro scudo, e riguarda la faccia del tuo unto.
Sì, un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove, e io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché l'Eterno Dio è sole e scudo, e l'Eterno darà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. O Dio degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Amen. Grazie, amen e alleluia. Vedete tutte e tre. Versetto 4, in maniera particolare, 4 e 5 in poi, dice così: beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, chi sanno cos'è la valle di Baca? La valle di Baca, la parola Baca in ebraico significa lacrime. La valle delle lacrime, sai come si dice, sei proprio, siamo in una valle? Questa espressione che noi la utilizziamo scherzando, in realtà è un'espressione biblica, ed è un'espressione che nella anticamente era un luogo che esisteva realmente in Israele, era una zona ed era una vallata che era piena di alberi. Qualcuno pensa che fossero dei salici piangenti, ma in realtà erano degli alberi, che in Italia non esistono, che producono ancora oggi, producono una resina particolare, e questa resina da questi alberi gocciola letteralmente, e si chiamano alberi piangenti, alberi che piangono. Sono simili ai salici, ma non sono salici. E questa valle viene chiamata proprio la valle delle lacrime, la valle degli alberi che piangono, ed è stata attribuita come immagine di momenti di scoraggiamento, chiaramente, no? Sapete, la Bibbia parla della valle dell'ombra della morte, no? La valle di Baca, e dice: quando attraversano la valle di Baca, cioè quando attraversano un momento molto particolare, la trasformano in un luogo di sorgenti, e la prima pioggia la ricopre di benedizione, ed essi vanno di valore in valore, ed infine compaiono davanti a Dio in Sio. Sta dicendo una cosa, e questa è una cosa che ripeteremo poi questa sera in maniera particolare: tutto ciò che è stato designato per distruggerti, per affliggerti e per farti perdere la speranza, Dio lo userà per manifestare la sua gloria. Amen. Amen. Quando attraversano la valle di Baca, dice una cosa straordinaria. Rileggete qua il versetto 6. Non dice Dio la trasformerà, dice essi la trasformeranno in un luogo di sorgenti. Le lacrime diventeranno sorgenti. C'è una promessa, il versetto 4 e il versetto 5, molto importante: beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo, beati coloro che ripongono la loro forza in te e hanno in cuore le tue vie. Quando sarete a casa nei prossimi giorni, studiate questi due versetti in maniera particolare, perché rappresentano la caratteristica di chi trasforma la valle di disperazione in una valle di gloria. Grazie all'entusiasmo. Amen. Amen. Beati coloro che abitano la tua casa e ti lodano al continuo. Oggi noi non abitiamo la casa di Dio, che la casa non è più in un luogo, Dio non abita in un luogo fatto da mani d'uomo, ma la Bibbia dice che abita noi siamo la sua casa. Amen. E ti lodano del continuo. In questa casa c'è una lode che sgorga continuamente, non una lamentela che sgorga continuamente, ma una lode che sgorga continuamente.
versetto 6, quelli che ripongono, beati quelli che ripongono la loro forza in te, coloro che non si rendono, che non si sentono savi di loro stessi, che non si appoggiano sulla propria esperienza. Beati coloro che ripongono la loro forza in te, che riconoscono che da soli non possono fare niente, e dice che hanno in cuore le tue vie, coloro che hanno il desiderio di fare la volontà di Dio in qualunque circostanza, in qualunque situazione si trovi. Amen. A parole è facile dirlo. Però la Bibbia dice una cosa bellissima qui nel versetto 6. C'è un risultato per tutte queste cose. Quando attraversano la valle di Baca, non se attraversano, ma quando attraverso. Ricordate il canto "Quando passerai", preso dalla Isaia 43:2. Non se passerai, quando passerai. Stasera vedremo che ci sono dei passaggi obbligati nella nostra vita che noi non possiamo, ai quali non possiamo rinunciare, non possiamo scappare da determinate cose nella nostra vita. E quando noi ci chiediamo perché, Signore, Dio ha stabilito quella determinata situazione, non che sia la sua volontà, ma Dio usa quella valle per portarci al monte. Amen. Quando attraverso la valle di Baca, essi la trasformano in un luogo sorgente e la prima pioggia la ricopre di benedizione ed essi vanno di valore in valore. Io ho ascoltato persone che dicono: da quando ho conosciuto il Signore le cose me ne hanno avuto tutti storti. Io da quando ho conosciuto il Signore mi davo un po' di positivo. Ogni giorno prima di pregare arriva il lavoro. Certi clienti che mi chiamano mi riprendono l'acconto, ma cos'è? Preghiamo per il lavoro, credono al lavoro, bisogna dare che fede metti. Il problema è un altro. Comprenderemo qualcosa, però non voglio levare la sorpresa, dobbiamo lodare Dio con tutto il cuore. Amen. Beati coloro che abitano la tua casa e ti lodano del continuo. Amen. Beati coloro che ripongono la loro forza in te e hanno in cuore le tue vie. Quando attraverso la valle delle lacrime, essi la trasformano in un luogo di sorgenti. Amen. Amen. La valle che è destinata a seppellirti è la valle che è destinata per la tua resurrezione, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Amen. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. L'ho detto già. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Amen. Gloria a Dio. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Alleluia. Dobbiamo lodare Dio con tutto il cuore. Dobbiamo offrire a Dio una lode di pazzi stasera. Cantiamola questa "Quando passerai". Sì. Bello, bello. Alleluia. Massimiliano, ti vogliamo vedere danzare stasera? Proprio danzare stasera, proprio danzare. Sai, tipo, dice: non l'ho mai vista Massimiliano. Anche io. Ringraziamoci, dai. Gloria a Dio. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Spostati, pazzo. Padre meraviglioso, è un piacere ed è un onore stare con voi e condividere questo tempo insieme a voi. Alleluia. Grazie Padre con tutto il cuore per questa sera. Grazie per tutto quello che hai preparato. Grazie per tutto quello che ci dirai, per tutto quello che ci darai. Grazie per tutto quello che ministrerai nella nostra vita. Ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre, per questo tempo. Voglio ringraziarti, Padre, per ogni mio fratello, ogni mia sorella così preziosi qui stasera. Coloro che stanno seguendo anche da casa, Padre. Preghiamo che la tua benedizione arrivi in maniera meravigliosa e tangibile nelle loro vite, che ognuno possa veramente sperimentare la tua presenza in maniera così personale,
così in maniera personale e particolare nella propria vita, Padre. Padre, voglio reclamare che ognuno questa sera riceverà qualcosa da parte tua, che nessuno se ne andrà via da questa riunione a mani vuote. Grazie con tutto il cuore per tutto quello che tu hai preparato, grazie per come ti servirai di ognuno di noi, per benedirci, per edificarci, Padre, e per farci avanzare nel tuo regno. Ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, Padre. Alleluia. Alleluia, grazie Padre. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti. Voglio vederti, vederti splendere su noi, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Apri i miei occhi, apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Prendere su noi, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo, prendere su noi, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi. Cantiamo santo, santo. Dai, battiamo le nostre mani insieme. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore. Santo, 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 santo.
Santo, voglio vederti. Alleluia. Voglio vederti. Voglio vederti. Signore, il nome tuo è il nome.
uscire queste parole di, d'amore, di consacrazione della nostra vita di questa sera. Non servirò mai un altro Dio, nessun altro tesoro avrò. Il desiderio del cuor mio di avere più di te. Non servirò mai un altro Dio, nessun altro tesoro avrò, nessun altro tesoro avrò. Il desiderio salvato, l'unico rifugio, l'unica speranza.
Grazie Padre, alleluia. Alleluia.
grazie per quello che sei, Padre. Grazie per il tuo amore meraviglioso. Grazie, Padre, per tutto quello che tu hai fatto nella mia vita, Padre, in ognuno di noi. Padre, io ti ringrazio anche per i momenti difficili, perché anche quando tutto attorno a noi, attorno a me, diceva no, Padre, ma il tuo cuore, il tuo amore nel mio cuore era più forte di ogni circostanza, Padre. Sì, e mi insegnava ad andare a guardare oltre, Padre. Grazie per quei momenti, Padre, perché mi hanno fatto crescere. Grazie per quei momenti, Padre, perché mi hanno avvicinato di più a te, Signore. Io ti ringrazio, Padre. Grazie per tutte le volte, Padre, che tu parli al mio cuore. Grazie per il tuo amore. Grazie per tutte le volte che mi dici ti amo, Padre. Grazie perché il tuo amore è la forza della mia vita, Padre. Grazie perché è questo amore che ci dà la forza di andare avanti nonostante le circostanze. Grazie perché il tuo amore ha trionfato e trionferà sempre nelle nostre vite, Padre. Grazie per come hai fiducia in noi, Padre, per averci affidato cose meravigliose, Padre. Grazie per come ti servi di noi per parlare di te, Padre. Grazie per come ti servi di noi per guarire gli ammalati, Padre. Grazie per come ti servi di noi per incoraggiare i tuoi figli, Padre. Grazie per quello, prima di tutto per quello che tu sei, Padre, un Padre d'amore meraviglioso, Padre. E io in questa serata voglio ringraziarti per quello che tu sei, soprattutto, Padre, non per quello, semplicemente per quello che tu fai, Padre. Grazie perché noi riconosciamo che la tua mano è sempre su di noi, Padre. Anche nei momenti difficili riconosciamo che tu sei con noi, Padre, che tu ci guidi, che tu ci porti oltre, che tu ci insegni a vedere le cose in maniera diversa, Padre. Grazie, Padre, perché ogni momento difficile tu lo trasformi per qualcosa che ci porta più in alto verso te, Padre. Grazie per il tuo cuore, grazie per come modelli le nostre vite, i nostri cuori, Padre. Grazie, Signore, grazie per questo amore, perché possiamo perdere tutto, Padre, ma la certezza che abbiamo è quello che nessuno ci potrà mai separare da te, Padre. E questa è la cosa più grande e meravigliosa della nostra vita. Grazie, Padre, perché la nostra gioia non dipende dalle circostanze, ma da te, Padre. Grazie per ogni cosa, grazie per la tua forza in noi, grazie per il tuo coraggio, Padre. Grazie per questa sera, per ognuno di noi e per tutte quelle persone che stanno ascoltando, Padre. Io so che in questa sera tu stai operando meraviglie, Padre. Sì, nella vita di ognuno di noi, Padre. Tu stai ministrando al cuore di ognuno di noi, Padre. Io so che stasera tu stai portando guarigione lì dove c'è malattia nel nome di Gesù, Padre. Tu stai liberando da ogni paura, da ogni legame i tuoi figli, Signore. Grazie per quello che tu stai facendo in questo momento nella vita di ognuno di noi, Padre. Grazie per come stai operando, Spirito Santo. Grazie, grazie con tutto il cuore, nel nome potente di Gesù. Grazie. Oh, la fai per me, ciò che vuoi.
parole, letteralmente indirizziamole alla persona che è accanto a noi. Dio farà una via come via. Edificatevi, è molto facile cantarla con gli occhi chiusi, però se io dovessi cantarlo stasera sarebbe bello cantarlo guardandoci negli occhi, perché questa è una realtà. Ognuno di noi vive, tu non sai quello che sta vivendo la persona che è accanto a te, disse qualcuno, quindi sii sempre gentile, perché tu non sai il dramma, la tragedia, il momento particolare che sta vivendo la persona accanto a te. Quindi se abbiamo un'opportunità per edificarci gli uni gli altri, non dobbiamo lasciarcela scappare. Amen. Amen. Quindi Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via. È
Diglielo, è più testato di te, diglielo. Dio è fedele, alleluia, ho detto alla Circe, Dio è fedele. Alleluia, lui è buono, la sua benignità dura per sempre. Se hai la testa davanti, figlio, non apparire male. Non spuntava. Oh, Dio è fedele. Dio è fedele. Posso dire una cosa? Devi. Già all'inizio, comunque in macchina, io mi sentivo alleluia qualcosa di forte dentro di me. Sentivo qualcosa di forte per questa serata. E durante la lode proprio sentivo forte che lo Spirito Santo stava facendo di qualcosa di grandioso nelle nostre vite, ma anche per le persone che seguivano. Stava liberando delle persone dalla paura, da legami, e stava veramente guarendo delle persone da malattie. Ma lo sentivo molto forte, come quando veramente il cielo si è unito alla terra. Sentivo qualcosa di fortissimo che non si può spiegare, ma io con i miei occhi lo vedevo qualcosa di grandioso. Quindi veramente oggi, questa sera, lo Spirito Santo ha fatto delle cose grandiose nella vita di ognuno di noi, anche se magari non ce ne rendiamo conto, ma io sono sicura che nei giorni che verranno vi renderete conto di quello che Dio ha fatto stasera nella vostra vita. Amen. Io mi sento un albero grande al centro, dalle radici profonde, con dei frutti. Frutti, come diceva, sono i frutti della guarigione. Benedizione. Prendete insieme a me Romani, capitolo 8, versetto 28. Ti leggo nella mente. Romani 8, 28. Sono delle parole che tutti quanti noi conosciamo. Il tuo telefono è offline, quindi non posso aiutarti al momento. Ma chi è? Non è la signora con l'online. Con la sua figlia. Romani 8. C'è il demore. Romani 8, 28. Convertiti. Ora noi sappiamo che tutte le cose coprono bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno o il suo proponimento. Ora noi sappiamo
che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, il suo disegno. Dillo alla persona accanto a te: c'è un disegno di Dio, c'è un disegno di vita sulla tua, di Dio proprio. C'è un proposito di Dio sopra la vita di ognuno di noi. Ci sono cose che a volte accadono nella nostra vita che noi non comprendiamo, delle cose che abbiamo chiesto a Dio perché accadono. Non sarebbe stato meglio evitarle? Ma soprattutto una delle cose più importanti è che quando queste cose accadono, noi a volte ci sorprendiamo perché diciamo: Signore, io ti amo, perché mi sta accadendo proprio questo? Perché a me sta accadendo e a quello che invece non è timorato di Dio ci vanno tutti così buoni e a me mi vanno tutti così storti? Allora, io ti seguo, io ti amo, io faccio la tua volontà, io non faccio male a nessuno. Quanti di noi hanno proposto la propria immagine a Dio, dai? Quanti di noi hanno fatto questo errore di dire a Dio quanto sono bravi, quanto sono buoni, quanto a volte siamo migliori degli altri? È vero o no? Dopo tanti anni ancora girando vedo persone che addirittura alcune se la prendono con Dio per quello che sta accadendo e altre invece che addirittura dicono: basta, da oggi in poi non ne voglio sapere più niente. Quando noi leggiamo questo verso a volte lo interpretiamo male, perché la Bibbia dice che qua dice che tutte le cose noi sappiamo. Dillo insieme a me: io lo so, io lo so. Paolo dice: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. E a volte noi ci fermiamo qui, ma Paolo non si ferma, continua e dice: i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Molto spesso uno dei modi più frequenti con i quali noi falliamo nelle circostanze che stiamo vivendo, nelle avversità che stiamo vivendo, è perché non perché non amiamo Dio, ma perché perdiamo di vista il disegno ed il proposito che Dio ha nella nostra vita. Amen. Ma vi farò degli esempi molto specifici. Molto spesso noi ci fermiamo al fatto che diciamo: Signore, io ti amo, perché mi sta accadendo questo? E il fatto che noi ci fermiamo là ci impedisce di vedere il fatto che Dio può fare una via nella circostanza che ti sta capitando. Amen. Amen. Ora, vi ricordate in Isaia 43 dice: quando passerai attraverso le acque non sarai sommerso, quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato. Diciamoci la verità, a volte siamo affogati e a volte ci siamo bruciati. È inutile dire le cose che non sono. Io ho delle bruciature sulla mia pelle. Ci sono stati dei momenti in cui ho rischiato di annegare, eppure la Bibbia dice determinate cose. E quando io ho gridato a Dio, ho detto: perché? Io ti amo. Il Signore mi ha detto: il problema è che tu stai perdendo di vista il mio proposito per la tua vita. E ora vi spiegherò e vi farò vedere come la Bibbia insegna che il contrario della fede non è il dubbio. Molti pensano che il contrario della fede è il dubbio, e molti pensano: se io dubito non posso avere fede. Io voglio che tu sappia che il dubbio è nella tua mente, ma la fede
è nel cuore. Amen. Tu puoi rimanere nella fede pur avendo dei dubbi. Amen. Perché i dubbi vanno e vengono, ma la fede rimane perché è qualcosa che Dio ti ha dato. Amen. Ciò che Dio ti dà, nessuno te lo può rubare. I doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. I dubbi sono normali nella nostra vita, fanno parte dell'essere umano. Qualcuno disse un giorno, chi era? Martin Lutero, disse: io non posso impedire agli uccelli di volare sul mio capo, però posso impedire agli uccelli di fare un nido sopra la mia testa. I pensieri volano, sono nell'etere, ma posso impedire di mettere radici nella mia mente. Amen. Ma la fede non è nella mente, la fede è qualcosa che appartiene al cuore. Amen. Vi ricordate in Giovanni al capitolo 11? Guardate questa espressione. Vi ricordate di chi parla? Morto che parla, morto che cammina. Chi è? Giovanni 11, il versetto 1. Attenzione alle parole. Era allora ammalato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Marta e Maria, sua sorella. Ora Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Attenzione a queste parole, versetto 3. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. A volte noi usiamo questo tipo di espressione quasi come una provocazione. Signore, come mai colui che tu ami è malato? A volte noi pensiamo che per il fatto che siamo amati dal Signore non ci debba mai capitare niente. Ma questo è falso. Gesù non ha mai detto che non avremmo avuto problemi. Gesù ha detto che avremmo vinto il mondo. Gesù ha detto: nel mondo voi avrete problemi e tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Amen? Amen. Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto che sarebbe stato possibile. Non ha mai detto che sarebbe stato facile, ma Gesù ha detto che sarebbe stato possibile. Lui ha detto: ogni cosa è possibile a chi crede. Amen? Non ha detto: ogni cosa sarà facile per chi crede in me. Il fatto che sia possibile non significa che sia facile. Molto spesso il fatto che sia possibile significa proprio che è impossibile. Quindi non è facile, ma è possibile, grazie a Dio. Colui che tu ami è malato, come per dire: come mai? Vedete, ci sono certi insegnamenti, a volte determinate cose, che ti fanno sentire in colpa se sta capitando qualcosa di brutto nella tua vita. C'hai un problema al lavoro? L'hai data la decima. C'hai qualche malattia? C'è qualche peccato nascosto. C'hai qualche problema in casa? È perché non sei sottomesso al pastore. Non sempre le situazioni sono causa-effetto. Non sempre per tutto quello che accade c'è una motivazione che riguarda la nostra vita. La vita produce delle sorprese che noi non ci aspettiamo. La vita è imprevedibile, non è sempre il diavolo. Ci sono determinate cose che riguardano la vita dove il Signore sicuramente ci mette in guardia, ma il Signore ci fa comprendere che a volte possono capitare delle cose, ma Lui ha detto: fatevi animo, io ho vinto, fatevi animo, ogni cosa è possibile. Colui che tu ami è malato. E Gesù ha detto: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. La malattia non viene da Dio, ma Dio può utilizzare determinate situazioni della nostra vita per manifestare la sua gloria. Se noi rimaniamo fermi sul proposito di Dio, cosa disse Dio a Marta? Gesù a Marta:
Non ti ho detto che se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Amen. Rimanere fermi nella fede, nel proposito di Dio. Perché? Perché noi non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede. Guardate, secondo Corinzi, leggiamo insieme. Secondo Corinzi. Leggiamo un attimo il capitolo 4, il versetto 16. Secondo Corinzi 4, 16. Guardate cosa dice qua. Perciò noi non ci perdiamo d'animo. Dillo alla persona accanto a te, non perderti d'animo. Non perderti d'animo. Dice, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, infatti se voi vedete Giovanni, il suo uomo esteriore sta andando in rovina. Se il tuo uomo esteriore è così, non immagino come sia il tuo uomo interiore. Anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Giuseppe, non ti preoccupare, tu non sei il tuo fisico, tu sei il tuo uomo, il tuo uomo interiore. Amen. 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 Alleluia. Tu non sei il tuo fisico, tu sei il tuo uomo interiore. Anche le donne hanno l'uomo interiore. Non solo gli uomini hanno l'uomo interiore, ma anche le donne hanno l'uomo interiore. Ecco perché le donne sono più particolari, sono più complete dell'uomo. Perché hanno due in uno. Uomo e donna. Infatti, guardate qui il versetto 17. Le donne hanno una marcia in più, dai. Infatti, la nostra, come la chiama? Leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Guardate il capitolo 5, versetto 7. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Il contrario della fede cos'è? Il dubbio. Ancora? No. Ho detto poco fa. No, dico no. Non è il dubbio. Guardate cosa dice Paolo. Non camminiamo per... Noi camminiamo per fede e non per visione. Paolo sta dichiarando che il contrario della fede è avere una visione umana e carnale. Non è il dubbio. Quello che ci impedisce di realizzare le promesse di Dio e le benedizioni di Dio nella nostra vita non è il dubbio, ma è affrontare le circostanze con una visione umana. Perché quando arriva il momento della prova, in un modo o in un altro tu lo affronti. E non puoi affrontarla col dubbio. Dai, se arriva un problema di una malattia, non lo affronti col dubbio. L'affronti con le medicine, l'affronti con il dottore, l'affronti con l'ospedale, l'affronti in un modo o in un altro. E Paolo dice, ci sono due modi per affrontare le circostanze. O la fede o la visione umana. Non lo affronti col dubbio. Il dubbio è una cosa passiva. Ma quando tu affronti e cammini in mezzo ad una circostanza, due sono i modi in cui lo affronti. Quando Giuseppe fu venduto dai fratelli, lui dovette affrontare delle circostanze. Dio gli aveva parlato e gli aveva dato dei sogni specifici. Questo ragazzo aveva 17 anni quando Dio gli parlò. Fu venduto dai suoi fratelli, buttato in un pozzo e rivenduto agli amalechiti che lo portarono in Egitto. E si trovò alla corte di Potifar, capo dell'esercito del faraone. E cosa dice la Bibbia? Che mentre era lì schiavo in Egitto, Dio lo benediceva perché Dio era con lui. Amen. Dubbio o no? Dio lo benediceva. Ma come affrontava lui quelle determinate circostanze?
tu come l'avresti affrontata? Io come l'avrei affrontata? Io mi sarei scoraggiato. Un giorno la moglie di Potifar gli mette gli occhi addosso e vuole portarselo a letto, lui scappa e lei gli strappa una veste e denuncia Giuseppe a suo marito dicendo che lui la voleva violentare. E il Potifar lo porta in prigione. Nella parte più interna, più brutta, più buia, più sporca, più schifosa, la Bibbia dice Dio lo benediceva e Dio era con lui. Ma mi stai prendendo in giro? Dai, chi di noi non si sarebbe sentito preso in giro? Dove sono le tue promesse? Dove sono i sogni che mi hai dato? Dove sono quelle cose per le quali mi hai fatto sognare, rallegrare? Sapete quanti anni sono passati? 13 anni. 13, non 13 giorni, non 13 settimane, 13 anni. Arrivarono nella sua cella due uomini, un panettiere e il coppiere del re. Ebbero dei sogni che non riuscirono a interpretare. Giuseppe interpretò i sogni e gli disse al panettiere: fra 3 giorni tu esci e muori. Al coppiere gli disse: fra 3 giorni tu esci e ritornerai, sarai ristabilito a versare il vino nella coppa del re. Così fu, e quando uscirono dopo 3 giorni, Giuseppe disse a questi uomini: per favore ricordatevi di me e dite al faraone che io sono qua ingiustamente. E i due si dimenticarono, passarono altri 2 anni. E dopo 2 anni il faraone ebbe dei sogni e nessuno riuscì a interpretarli. E il coppiere disse: ora mi ricordo dei miei peccati. E parla al faraone di un certo Giuseppe ebreo che interpretava i sogni. Il faraone lo fa uscire, sappiamo il resto della storia. Se Dio ha stabilito che tu devi essere nel palazzo del re, non c'è nessuna prigione che ti potrà. Alleluia! Amen. Nessuna condizione se Dio ha stabilito. Se Dio ha stabilito qualcosa, neanche il tuo dubbio riuscirà a fermare. Amen. Amen. Perché è un decreto di Dio. Amen. Ma cosa impariamo da questa situazione? Era la volontà di Dio che Giuseppe era venduto dai fratelli? No. Era la volontà di Dio che fosse denunciato per andare in prigione? No. Era la volontà di Dio che fosse dimenticato per altri 2 anni in prigione? No. Ma Dio in quella valle ha fatto una via dove una via non c'è. Amen. Non ci sarebbe stato un Giuseppe al governo senza quelle determinate situazioni drammatiche. Amen. Può Dio fare una via in mezzo alla valle delle lacrime? Amen. Ricordate di Davide. Viene mandato dal padre sulla linea di battaglia. Filistei, israeliti, un gigante esce e sfida Israele, tutti si tirano indietro per la paura e Davide si fa avanti. E veniva detto: chiunque vincerà questo gigante diventerà il genero del re, sposerà la figlia. Non pagheranno più tasse e avranno benedizioni per sempre. E Davide disse: meglio tentare. Non ci sarebbe stato la possibilità per Davide di entrare nel palazzo di Saul se non avesse affrontato il suo Golia. Ora voglio dirti una cosa, ascoltate bene per favore. Quando arriva un Golia sopra la nostra strada, la prima cosa che noi facciamo è chiedere a Dio che lo rimuova. Forse tu stai chiedendo a Dio di rimuovere la tua possibilità di diventare re. Amen. Se tu chiedi a Dio di rimuovere Golia, tu non avrai mai la possibilità di abbatterlo. E forse Dio sta permettendo a questo Golia di stare sul tuo cammino affinché tu lo possa abbattere ed entrare nel palazzo del re. Amen. E ciò che tu pensi che sia destinato dal diavolo per distruggerti, Dio lo sta usando per innalzarti. Amen. Amen. Forse stai chiedendo a Dio di liberarti proprio dall'unica opportunità che tu hai di vedere la gloria di Dio nella tua vita. Amen. Vuoi scappare da quella circostanza?
mentre Dio ti sta chiamando ad entrare sulla linea di, nella linea di battaglia, non a combattere il gigante, ad abbattere il gigante. Amen. Dio farà una via dove una via non c'è, ma soprattutto Dio farà una via dove meno te lo aspetti. Amen. Forse Dio sta facendo proprio una via nella circostanza buia dove tu ti stai trovando, nella fornace dove i tre amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego, che rifiutarono di prostrarsi davanti alla statua del re, furono gettati nella fornace. E loro dissero: il nostro Dio ci libererà. Amen. Ma se anche così non fosse, noi non ci prostreremo davanti alla statua. Ed era talmente ardente la fornace che quelli che gettarono i ragazzi dentro furono bruciati. Ma dice la Bibbia che quando furono gettati, dice che Nabucodonosor vide qualcuno che camminava in mezzo a loro, uno che era simile a un figlio d'uomo. La Bibbia parla che Gesù chiama se stesso il figlio d'uomo, ed uscirono da quella fornace senza avere neanche la puzza del fuoco o di affumicato nei vestiti e nei capelli. Forse stai chiedendo a Dio di liberarti da una situazione che invece Gesù sta dicendo: no, non è a morte, ma è per la mia gloria. Vi ricordate Pietro quando camminò sulle acque? Gesù disse ai discepoli, come gli disse Gesù ai discepoli? Tu eri là, precedetemi all'altra riva. E li mandò da soli. Eh? No, no, in quell'occasione gli disse proprio: precedetemi, perché lui rimase sul monte a pregare. E loro andarono da soli, è scritto in Matteo 14, e mentre erano da soli in mezzo al lago, scoppiò una bufera e tutti avevano paura. E dice: nel mezzo della notte videro Gesù che camminava sulle acque. C'è un suo la tempesta, magari i fantasmi. Dice: si misero a gridare per paura di quello che vide, perché pensavano che Gesù era un fantasma. E Gesù disse: sono io, tranquilli, non temete. E Pietro gli disse: Signore, se sei tu, come gli disse Pietro, vi ricordate? Se sei tu, di a questa tempesta di smettere. Gli disse così? No. No. Se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Era pazzo, sì o no? Non era pazzo, era folle, al quadrato, al cubo. Come fai con una tempesta, vedi Gesù da lontano e gli dici: fammi venire da te sulle acque? Se sei normale, chiedi a Gesù: calma la tempesta e specciati a venire, magari. È vero o no? Se tu sei in mezzo alla tempesta e vedi Gesù, che cosa gli chiedi? Signore, calma la tempesta, spicciati a salire sulla barca, siamo soli. No, Pietro lo guarda e gli dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Amen. Cosa gli rispose Gesù? Niente. Non gli disse: vabbè, riesco, non c'è bisogno, sto bene. No. Gesù, quando trova persone che hanno fede, si esalta pure lui. Disponibile. Si esalta, lui si diverte. È uno con il quale posso discutere. Amen. E Gesù che gli dice: vieni. E lì impariamo un'altra lezione: che quando ci sono le tempeste della vita, non è detto che Dio calmi tutte le tempeste della tua vita, ma c'è un'altra opportunità, è un'altra opzione. Che nel mezzo della tempesta tu impari a camminarci dentro, sulle acque. Sta tempesta non finisce mai, adesso mi sento così disgraziato e tutte le cose addosso a me, e mi cavano tutte a me, io prego il Signore non fa niente. Non è detto che tutte le tempeste debbano calmarsi. Non è scritto da nessuna parte. Ma noi abbiamo l'opportunità di sperimentare come vivere in maniera Amen. Soprannaturale Amen. In determinati momenti.
Paolo, quando fu arrestato, disse: io mi appello a Cesare. E da quel momento la sua vita cambiò, perché lo arrestarono e lo dovevano portare a Roma. Vi ricordate l'ultimo viaggio in Atti degli Apostoli, alla fine degli Atti degli Apostoli? Partirono dall'Asia e questa nave andava, perché doveva salire, doveva passare tutte le isole greche, passare dalla Sicilia e arrivare fino a Pozzuoli, e poi da Pozzuoli a Roma. Ma successo ci fu un nubifragio, ci fu una tempesta, un ciclone, non sappiamo cosa sia. La nave dove loro erano fu totalmente distrutta, appunto tale che si incagliò nella sabbia, si insabbiò, e le onde che sbattevano sulla nave distrussero la nave, e tutti si buttarono in mare, raggiunsero la riva a nuoto. Paolo non camminò sulle acque. Paolo non camminò sulle acque, dice la Bibbia che arrivò a riva appeso ad un tronco, a un pezzo di legno. E dove arrivarono? In un'isola chiamata Malta. Arrivarono là, furono accolti da quelli del villaggio. Siccome pioveva e faceva freddo, Paolo prese dei legni secchi lì dove li trovava, e mentre li stava sistemando, una vipera uscì dalle legna e gli si attaccò alla mano. E la gente del luogo pensò: guardate questo, non c'è pace per lui. Non solo il nubifragio, non solo se hanno rischiato di morire, proprio il destino lo vuole distruggere, ora pure la vipera gli si è attaccata alla mano. E dice la Bibbia che aspettavano che lui morisse davanti ai loro occhi. Ma la Bibbia dice che Paolo scosse la vipera nel fuoco, e continuò a fare quello che doveva fare. Le persone, vedendo che lui non moriva, dissero: lui è un Dio. E questo aprì la porta per l'evangelizzazione dell'intera isola. Portarono Paolo dal capo dell'isola, che soffriva di disenteria, che stava morendo di febbre. Paolo pregò per lui, lui fu istantaneamente guarito, e tutta l'isola di Malta fu raggiunta dal messaggio del Vangelo. Perché? Perché nel mezzo della disgrazia Dio aveva preparato una via dove una via non c'era. Tutte le cose coprono bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Qualunque cosa accada nella tua vita, non ti dimenticare mai che c'è un piano e c'è un progetto di Dio per la tua vita. Amen. Io non so se vi ho raccontato la storia di un predicatore amico mio. Quest'uomo fu salvato dal Signore mentre si trovava in carcere. Lui era un magnaccio, trafficava con la droga, trafficava armi, un uomo di spicco. Il Signore entrò nella sua cella e la sua vita fu letteralmente rivoluzionata. Quando lui uscì, capì che aveva un bellissimo ministero, iniziò nel ministero. Un giorno capitò qualcosa, lui mi raccontò, mentre stava facendo la spesa al supermercato, come se scesa una cappa proprio diabolica sopra la sua vita, e da quel momento lui entrò in depressione. Questo momento durò 2 anni. Lui smise di predicare, smise di fare qualunque cosa, e un giorno era talmente esasperato che decise di farla finita. Pianificò tutto, la moglie andava al lavoro, i bambini a scuola, e lui rimase nel suo studio con una bacinella sotto i suoi piedi e con una lametta in mano. Mentre lui stava per tagliarsi le vene, squillò il telefono. Lui non voleva rispondere, ma lui racconta, dice: quello squillo era come se
un richiamo. Era qualcosa che stava attirando la mia attenzione. Dissi, vabbè, l'ultima risposta. Lui disse, pronto? Dall'altro lato c'era una ragazza e disse, lei è il signor tal dei tali? Dice, sì, chi parla? Dice, un attimo, lo devo passare il mio pastore. Quest'uomo si trovava in una nazione della Francia, non lo dico per una questione di privacy. Al telefono c'era un uomo che stava chiamando dagli Stati Uniti e disse, io non so chi sei, ma mentre stavo pregando Dio mi ha dato il tuo numero di telefono. Tu in questo momento sei seduto nel tuo ufficio, tu hai questi mobili nella tua stanza, il colore delle tue tende sono azzurre, tu hai una maglietta blu e un paio di jeans e hai una lametta in mano e vuoi toglierti la vita. Il Signore ti dice, oggi io ti dico che ti amo e che il mio piano per te ancora non si è concluso. Di storie del genere ne potrei raccontare tante. Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà sempre a compimento. Perché nessuna cosa potrà impedire il piano di Dio nella tua vita. A meno che tu non affronti le circostanze in maniera carnale. Perché in un modo o in un altro le affronterai. Amen. Nessuno di noi affronta le circostanze con il dubbio. O le affrontiamo con fede o con una visione carnale. Qualcuno ti fa del male, in un modo o in un altro avrai una reazione. O lo benedirai e lo perdonerai, o ti vendicherai e gliela farai pagare. Ma in un modo o in un altro farai. E due sono le strade, o agisci per fede o agisci per una visione umana. E Paolo dice, noi non camminiamo per visione umana, noi camminiamo per fede, che la visione umana ha l'occhio alle cose che si vedono, ma la fede riesce a vedere le cose che non si vedono. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Dio chiama l'esistenza, le cose nella tua vita, quando tutto sembra esattamente il contrario. Quando io abitavo a Palermo negli anni 90 e la mia vita era un disastro a livello economico, eppure lavoravo 14, 15, 16 ore al giorno. Mariella mi conosce, sa le responsabilità che avevo col gruppo musicale, con l'evangelizzazione, con le riunioni in casa, con l'insegnamento, con... a lavorare con il pastore a stretto contatto. Ero instancabile, non mi fermavo mai, eppure ero un disastro. E non riuscivo a capire il perché. E dicevo, perché, Signore? E Dio mi ricordava le sue promesse. Tu canterai il mio nome alle nazioni. Tu predicherai il mio nome alle moltitudini. Signore, non mi interessa il ministero, a me interessa il pane. Io voglio mangiare, voglio mettere il gasolio, voglio dare una vita dignitosa alla mia famiglia. E Dio mi rispondeva sempre, tu sarai questo, tu farai questo per me. E mi faceva arrabbiare in maniera incredibile. Eppure in quei momenti Dio riversava i suoi canti dentro di me. Amen. E solo dopo anni sono riuscito a capire determinate cose. Ho fatto i miei errori incalcolabili, tantissimi. Sono rimasto in piedi? Assolutamente sì. Con tutti i miei errori e i miei sbagli? Assolutamente sì.
per la grazia di Dio. Amen. 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 Ma una cosa è certa, se Dio ha stabilito qualcosa per la tua vita, tu sei l'unico che lo può impedire. Amen. Solo tu. Quindi smettiamola di dare la colpa alle persone, la colpa alle circostanze, alla comunità. Ah, oh fratello, ah, oh sorella, si dice da noi a Catà, ah, oh cane, ah, Adda, e il pastore, e l'acqua troppo fredda, e c'è troppa ventilazione, e il colore troppo viola, e il fratello che si alza e che disturba. No, c'è solo una persona che può impedire il piano di Dio nella tua vita, solo uno. E anche lì alcune volte Dio è molto più forte, lui è più forte di noi, ha vinto. Salutato moglie. Ok, grazie. Veramente. Tutte le cose coprono il bene. Qual è la circostanza che stai vivendo in questo momento? Voglio dirti che nel nome di Gesù, qualunque sia la circostanza, tu vedrai la gloria di Dio. Amen. Tu devi rimanere fermo nella fede, tenendo gli occhi su Dio, su Gesù e sul proposito che Dio ha per te. Perché non basta il fatto che tu ami Dio, perché amare Dio non è un vanto. Il vanto è che Lui ama noi. Il fatto che noi amiamo Lui non è il requisito per dire allora tutte le cose andranno bene, no? I quali sono chiamati secondo il suo proponimento. È talmente importante il proponimento di Dio. Questo è quello che ti darà la forza per affrontare qualunque situazione. Amen. Nel 2011, a maggio del 2011, non ho problemi a dire certe cose, le ho dette, per me so che possono essere di testimonianza per qualcuno. A maggio del 2011 io mi stavo togliendo la vita ed ero al massimo nel ministerio, le mie problematiche personali e familiari, stavo facendo qualcosa di assurdo. E nel momento più difficile mi è arrivata una mail dall'altra parte del mondo di gente che non sentivo da più di 10-12 anni, che mi hanno detto: stavamo pregando, Dio mi ha fatto sentire di pregare per te, so che stai attraversando un brutto periodo e il Signore ti dice: io non ho finito con te, continua la tua corsa. Amen. Grazie a Dio, Lui sa come parlare alle nostre vite. Amen. Lui sa come gestire anche le nostre scelte. Ma non smettere di guardare al proposito di Dio, perché nella valle di Baca, nella valle delle lacrime, Dio farà una via. Amen. E non solo tu la vedrai, ma tutti quanti vedranno quello che Dio farà. Amen. 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 Qualunque sia la situazione o la circostanza, tieni gli occhi su Gesù. Lui è il capo e il compitore della tua fede. Amen. Colui che inizia è colui che finisce. Amen. E ricordati sempre, non camminare per esperienza. Quando sei nelle difficoltà, come disse un giorno qualcuno in maniera molto saggia, l'esperienza è un'ottima consigliera, ma non deve mai avere l'ultima parola. Perché camminare per esperienza significa camminare per la carne. Il che non è sbagliato avere l'esperienza e dire già ci sono passato, so come si fa. La cosa importante è che l'esperienza non deve avere l'ultima parola,
lasciati consigliare dallo Spirito Santo. Lascia che sia Dio a dirti: in questa situazione agisci così. Amen. Anche se sembra una follia, amen, Dio ti farà comprendere come lavorare. Amen. Voglio pregare questa sera che in ognuno di noi si possa svegliare in maniera dirompente quel senso di destino e di proposito che Dio ha per la nostra vita. Amen. 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 Allora, noi abbiamo promesso, sapevano che venivamo alla preghiera, il fratello di una collega di mia moglie che gli hanno diagnosticato al fegato, e stasera Giovanni si chiama, ci hanno chiesto di pregare per lui. Amen. Ho detto proprio questo, che Gesù è Giovanni. C'è un proposito. Poi anche per una ragazza di 17 anni, Carlotta, che ha un problema molto serio, è attaccata alle macchine. Io ho avuto una richiesta. La ragazza si chiama Tania. Però una ragazza si chiama Tania. Tania. Problemi spirituali diversi perché ha delle allucinazioni, non fa uso di nessuno. Vorrei dire molto nel suo cuore il desiderio di conoscere Dio, ma è nuovo, diciamo, dopo che. Alleluia. Vorrei pregare per mio fratello Gaspare, che sta prendendo strade brutte. Allora, strade facciamo una cosa migliore. Stacchiamo un attimo la diretta, salutiamo i nostri fratelli, facciamo una cosa intelligente. Guardate, sono un bel soccorso. Sì. Ma allora dopo questa frase. Un attimo solo, per... no, vi dico...